l'ultima riunione di poco meno di un mese fa, che è stata dedicata a questa tanto legalizzata cometa di Neanderthal, che come in realtà non era una grandissima cometa, ne parleremo un pochino anche di questo nome improprio che a cui ha suscitato tanto interesse. Comunque, quella sera abbiamo fatto una introduzione soprattutto sugli aspetti strettamente astronomici e scientifici delle comete, quindi abbiamo poi visto cosa sono questi oggetti, perché passano ogni tanto vicino a noi, di cosa sono fatti, eccetera. Questa sera cambiamo approccio, diamo per acquisito l'aspetto astronomico scientifico delle comete e andiamo a vedere come nel corso dei secoli il loro passaggio in cielo, delle comete e di altri astri transitori, hanno suscitato varie reazioni nella società umana. E, come diceva David Levy, grande astronomo del 1900, scopritore tra l'altro della cometa che si è schiacciata su Giove, le comete sono come i gatti, perché hanno la coda e fanno sempre quello che vogliono loro, e aggiungiamo noi, sono state anche associate appunto a cattiva sventura, portatori di sfortuna. Vedremo che c'è tutta una serie di ragioni per cui le comete hanno questa cattiva nomea. A noi però piace iniziare con questa ode, alcuni versi di una poesia di Gabriele Mauro, poeta del 600, e in particolare leggiamo l'anno perché poi tornerà utile in seguito, 1681, ode in occasione della cometa apparsa nella fine dell'anno 1680. Cosa dice? Quella luce che vedi strisciarsi chiaro nello ciel superno ed agitarsi in rapido baleno, non è grado il seno di rovine, di stragi e di disastri. L'uomo è fatto del male e in colpa di astri. Abbiamo voluto iniziare con questa, ricordiamoci che è del 1681 e relativa al passaggio della cometa del 1680, che incontreremo più avanti. La grande cometa del 1680, una delle più belle mai viste. È una chiacchierata, diciamo così, multidisciplinare, ma sarà tutto toccato in modo assolutamente leggero, e toccherà senz'altro l'astronomia, ma in parte anche la storia, l'archeologia, le arti grafiche, un pizzico di letteratura, biologia, antropologia e forse anche cinema. Abbiamo voluto poi indicare un po' la genesi di questa idea della chiacchierata, che era nata con un'altra cometa nel 2007, proprio in novembre credo fosse apparsa la OMS, che ebbe la caratteristica, l'abbiamo voluta qui proporre, di avere una chioma molto folta e pochissima coda. È una di quelle comete che passano molto vicino alla Terra, come era già successo 25 anni prima con la Hilda Saracchi Althoff. Sono queste comete che si trovano a passare a distanze di poche decine di volte la distanza della Luna e presentano quindi queste chiome estremamente ampie e diffuse. Okay. E diamo anche un po' l'impronta di questa chiacchierata, che dovrà soprattutto essere per immagini, quindi vorremmo cercare di proiettare più immagini possibili. Raccontando anche qualche storia, qualche aneddoto, e qua associata all'apparizione, diciamo, della borsa 2007, mi era capitato per mano questo libercolo, che è una, in realtà una rappresentazione teatrale, e questo Bernardo Bouvier de Fontanelle, poeta di Molière, tanto vero che questa stessa pièce era stata rappresentata a Parigi associata a una serata di Molière. Anche qui leggiamo cometa in atto unico, gennaio del 1681, ed è già una cometa di stampo, come vedremo dopo, illuminista, in cui la figura in particolare dell'astrologo viene vista con affetto, perché in questo caso diciamo è un astrologo competente, nel senso che aveva molto studiato teorie astronomiche dell'epoca ed era fermamente convinto di ciò che diceva, e ciò che era convinto di influenza o comunque della forte influenza della disposizione degli astri che poteva avere sulle vite umane, e tutta questa commedia si fonda sulla sua disperazione nel momento in cui deve maritare la figlia e appare una cometa in cielo. Quindi lui lo legge come un cattivo presagio e da lì scaturisce tutta la commedia. Notate la
l'insegnamento dell'anzuolo con gli annemicoli e tutte queste bestioline che gli salgono addosso, gli segni zodiacali, vedete, c'è la lite, lo scorpione, il cuore. Certo, sì, il leone è quasi sempre associato al cuore, scendendo ci sono, vedete, i pesci. Essere, c'è cioè il pesce, capricorno, sagittario, scorpione, allo zodiaco l'ariete in testa, aries, toro, gemini, ecco. E l'osservatorio storico di Parigi, tra l'altro. E come faceva notare anche Roberto quando stavamo montando queste immagini, il vestito è molto ricco, infatti molto spesso gli astrologi avevano una vita anche ricca perché la divinazione attraverso la lettura degli astri era spesso anche nelle corti e presso condottieri ritenuta un'attività di fondamentale importanza. Ma anche religiosa quando sbagliavano in certe civiltà un po' più attive. Allora, astri e disastri, partiamo dall'etimologia che ci è sempre piaciuta. Effettivamente disastro deriva dalla parola latina astrum con il prefisso dis, quindi cioè un astro che viola l'immutabilità del cielo e quindi diciamo la ciclicità delle costellazioni, per esempio stagionali, e comunque anche di quelle che durante la notte si vedono, diciamo così, scorrere nel cielo. Un'altra interpretazione è un dis peggiorativo rispetto ad astrum associato alla sorte, quindi proprio anche sinonimo di sventura. Come sosteneva Roberto, scambiando quindi la presunta causa con l'effetto. E l'etimologia, oltre a darci l'idea della nascita del nome astri e disastri, rivela anche lo strettissimo rapporto che l'umanità ha da sempre avuto con il cielo, specie in epoche in cui l'inquinamento luminoso era quasi nullo, assolutamente inferiore, e il cielo era non solo più visibile, ma era anche qualcosa da studiare, anche diciamo in modo pragmatico, per esempio legato a scopi agricoli. Il cielo dava l'espansione della vita umana, era importantissimo, e dava questa rassicurante regolarità, le stagioni che si ripetevano, i pianeti che passavano sempre nello stesso posto, e diciamo era qualcosa di prevedibile e consolidato. Quando in cielo compariva qualcosa di transitorio, sicuramente c'era qualcosa che non andava bene. Abbiamo aggiunto, come disastri arriva dalla parola latina appunto astrum, che deriva poi dal greco astre, vediamo come in realtà anche altre parole del nostro vocabolario, magari non sempre e non tutti ci siamo resi conto che parole come desiderare, considerare, assiderare hanno come etimologia il sidus sideris, che è un altro modo per i latini di vedere le stelle, in particolare ad esempio considerare, leggendo tipo su Garzanti Lingua, anche su Treccani, viene proprio sottolineato come il considerare, quindi il guardare e il vivere con le stelle significasse porre grandissima attenzione a qualcosa, quindi considerare come desiderare, assiderare. Questo era solo per indicare lo stretto rapporto uomo-cielo. Tra i fenomeni transitori ci sono anche quelli non proprio astronomici, ma quelli legati alla rifrazione, al trasporto della luce nell'atmosfera. In passato abbiamo anche fatto molti racconti sull'ottica dell'atmosfera, al di qua della Luna, eccetera, eccetera. Gli spettacoli che noi oggi ci limitiamo ad ammirare di aloni solari, doppi soli, cerchi strani, eccetera, eccetera, non mancavano di suscitare l'apprensione dei nostri antenati. Qui abbiamo una bella incisione, anno domini 1561, vedete la cittadina di Rothenburg con le sue mura e questo sole affiancato da altri due soli, archi che si incrociano, insomma, poteva essere una cosa abbastanza terribile. Okay, sono immagini che abbiamo tratto da un articolo di un universitario, professor Coimbra, di geofisica in un'università portoghese, che ha raccolto in un articolo alcune delle più celebri pitture rupestri. E è una raccolta molto trasversale nel tempo e nello spazio. Abbiamo raccolto alcune, queste per esempio sono delle pitture rupestre
dei Boschimani del Sudafrica, che pare risalgono alla seconda metà dell'Ottocento, quindi relativamente recenti, però appunto disegnate ovviamente da tribù che avevano quindi ancora una relazione, diciamo un tipo di sviluppo diciamo primitivo. In particolare una pare potrebbe essere una danza o un rituale legato a un dio di un fiume, c'è cioè una specie di un fiume formato come un serpente, e poi ha interrogato molto gli studiosi l'immagine, diciamo, a due teste, questa che si vede, fai tu. Sì. Che, non abbiamo il puntatore laser, quindi sì, quella la sua due teste, che appunto gli studiosi abbiamo messo cometa Biela col punto interrogativo. Non perché arriva neanche il puntatore, vabbè. Vabbè, in base alla data. C'era. Ah, ah, eccolo lì. Ok, in base alla. Lo vedi? Sì. Ok. In base alla datazione potrebbe anche essere una rappresentazione della cometa Biela che era passata nel periodo, ma non è detto, potrebbe anche essere, stasera rivediamo, rivedo con piacere un appassionato di bollidi, non posso non citarli con i campi, poteva anche essere in realtà non una cometa, ma il passaggio di un bolide e di un meteorite che vedremo più avanti. Qui ci spostiamo dal Sudafrica invece al Brasile. Secondo me questa è bellissima, è una pittura rupestre appunto da Itai, e gli studiosi ipotizzano possa trattarsi di una incisione sulle pietre di un evento che ha formato un vicino cratere, il cratere di Panela, e lì avevano in parte ricostruito le possibili traiettorie di impatto. E che appunto durante le ultime fasi della caduta il meteorite potrebbe anche aver subito delle deviazioni che sarebbero state raffigurate con questa scia un po' serpentiforme che vedete si ripete anche sempre in una. Questa è famosa come la cometa rossa, viene chiamata in un'altra zona del Brasile, in una caverna c'è questo disegno che può essere associato per esempio a una rappresentazione di una cometa, questo cerchio con queste quattro code di vapore, anche per la somiglianza vedremo in seguito ad alcuni disegni da almanacchi cinesi. Qui invece finiamo in Armenia, anche qui le congetture, in particolare i segni, diciamo, a svastica nella regione hanno sempre indicato degli asterismi, e in particolare dicevano che questi, l'asterismo con questi segni potrebbero anche indicare il passaggio osservato di una cometa che hanno voluto riprodurre, rendere immortale su questi disegni appunto rupestri. Sono ipotesi, ma le abbiamo volute mettere perché sono abbastanza suggestive e indicano appunto il rapporto strettissimo che da sempre c'è tra uomo e cielo. Qui addirittura vediamo un atlante cometario con le varie morfologie delle code, che come vedete è decisamente antico, e quindi c'è una non ci siamo messi a tradurre le didascalie, comunque sono sicuramente le descrizioni di comete o delle varie fasi del passaggio di una cometa in epoche molto antiche, sono cose che per esempio da noi non si facevano assolutamente. Di una cometa magari si registrava la posizione, i passaggi, ma nessuno si metteva a studiare la cometa in sé per sé, quindi qui vediamo già un approccio molto, molto evoluto e già quasi, quasi scientifico. Qui finiamo con i nativi americani, anche questa è un'ipotesi per noi assolutamente suggestiva, perché potrebbe in un unico, nel New Mexico in particolare, in un'unica pittura potrebbero essere raffigurati due eventi notevolissimi, il passaggio dell'Halle del 1066 d.C., che vedremo anche dipinta in altre circostanze, e forse anche la supernova del 1054, quella della Crab Nebula, sarebbero queste due, allora potrebbero essere. Ricordiamo che comete come la Halley, che fanno tanti passaggi intorno al Sole, a ogni passaggio ovviamente perdono della materia, e quindi è plausibile che mille anni fa, quindi circa 15 passaggi fa, la cometa fosse molto più brillante di adesso. Chi l'ha vista nel 1986 ricorderà qualcosa di abbastanza deludente.
Qui? Invece le testimonianze sì. di questi passaggi medievali sono di un oggetto molto molto cospicuo. Questo è, è la riproduzione, perché qui si vede molto sfocato tutto questo serpentone che potrebbe essere una cometa, in realtà disegnato qui, vedete i cerchi concentrici, più qua tutta la coda molto debole rossa, e qui si pensano sia il Sole e la Luna, e questa chissà, può essere una mano, qualcuno ci ha visto forse una super, la supernova della Crab Nebula che abbiamo, adesso no, ah no, facciamo così. Ok, altro vuoi fenomeno, dire qualcosa, vuoi dire altro qualcosa fenomeno della transitorio per eccellenza, nel 1054 vi fu questa spettacolare esplosione stellare che ha lasciato questo residuo che oggi gli astronomi hanno studiato molto intensivamente, e era un fenomeno talmente straordinario che le cronache medievali dell'Europa non ne parlano. Era considerata una cosa di cui non si poteva nemmeno parlare, quindi non esiste, almeno non è mai stato trovato, uno scritto del nostro Medioevo che parli di questa apparizione di supernova. Come al solito l'abbiamo trovata nelle cronache cinesi, e soltanto in tempi recentissimi, tipo nel 1960, si è fatto il collegamento tra questa stella ospite nella costellazione del Toro e appunto questo oggetto che è uno dei più studiati. Si diceva, quando eravamo giovani noi, che l'astronomia si divideva in due parti, lo studio di questo oggetto qua e tutto il resto. Forse un po' esagerato, ma sicuramente è stato uno degli oggetti più interessanti per, la, per l'astrofisica. E poi passiamo... Veniamo a tempi più recenti. Qui è solo un elenco che ha già fatto prima Roberto dei principali fenomeni celesti transitori, qui li citiamo soltanto per poi concentrarci sulle comete, visto il recente passaggio, quindi le nove di cui stavamo parlando, bolidi e meteore, forse vedremo qualcosa se avremo tempo alla fine, dati i recenti avvenimenti. Di insomma, cadute dei meteoriti, caduti. Sì, sì. Eclissi, sì, di cui faremo solo un breve accenno, e l'aurora boreale, per esempio, quindi abbiamo messo una foto e abbiamo riportato, giusto perché ci piaceva fare vedere come questi eventi, questi disastri suscitassero grandi paure e andassero anche a solleticare l'immaginario collettivo, per cui guardate come era per esempio dipinta un'aurora con queste candele grondanti sangue. Quello che per noi è un bello spettacolo, all'epoca era qualcosa di spaventoso, anche perché consideriamo che quell'incisione tedesca e le aurore raramente arrivano così a sud, quindi si trattava di un fenomeno estremamente raro, probabilmente in Svezia o in Norvegia nessuno ci avrebbe fatto caso. A latitudini più meridionali un'aurora visibile è un fenomeno estremamente raro. Appunto, terra e cielo, in passato al caos terrestre si contrapponeva la regolarità celeste e in particolare dei fenomeni celesti, come ad esempio l'alba e il tramonto, dicevamo prima, la regolarità delle stagioni e le fasi lunari. Tutto ciò era molto rassicurante, oltre che utile per scopi pratici. Scopi pratici, l'agricoltura, l'orientamento, la misura del tempo. E inoltre il cielo era legato indissolubilmente al divino, e quindi poterne leggere i segni per conoscere il destino era cosa fondamentale, da qui il ruolo appunto degli astrologi. Che appunto erano attivi in un tempo in cui, non avendo una conoscenza diretta di quello che c'è in cielo, di cosa effettivamente stesse avvenendo, era facile presupporre che gli astri che semplicemente segnavano il tempo avessero anche un'influenza diretta sulle cose della Terra e addirittura sulle persone, o addirittura che la presenza del Sole in una certa costellazione potesse influenzare addirittura la personalità umana. Oggi queste cose ci fanno sorridere, ma in passato erano considerate molto seriamente. Ah, tant'è vero. Pensate che Galileo, ai primi tempi, prima di trovarsi la cattedra, di diventare professore di matematica, faceva anche oroscopi per campare. E parliamo di Galileo. Sì. E, collegandoci all'importanza, per esempio, scrutare il cielo era importante anche per scopi bellici. Nietzsche al condottiero, vedete, Atene, quindi V secolo avanti Cristo, morto a Siracusa, appunto nella battaglia di Siracusa, Plutarco
nelle sue cronache lo definisce come un condottiero particolarmente superstizioso che appunto durante la guerra, diciamo in Magna Grecia, quindi in Sicilia contro gli Atenesi, a causa di un'eclisse di luna e quindi della colorazione rossastra che avrebbe potuto assumere la luna, decise di rimandare lo schieramento dell'esercito poiché il rosso richiamava il sangue, quindi la sventura, e comunque era un disastro. Questa suo tentennare nello schierare l'esercito fece sì che gli Spartani potessero riorganizzarsi e perse non solo la battaglia, la guerra, ma anche la vita. Infatti, come vedete, morì a Siracusa nel 413 avanti Cristo. Avendo citato, sì, giustamente, giusto per fare vedere una eclissi di luna e una aurora boreale, invece adesso ci concentriamo sulle comete, appunto gli astri chiomati, che forse tra tutti sono quelli che hanno sempre suscitato la maggiore ammirazione, il maggior stupore, forse anche la maggiore paura, se non addirittura psicosi. Sì, è per la loro spettacolarità, per il loro aspetto che richiama magari anche quello di una spada e quindi associata a guerre e morte. E ciononostante le comete hanno poi avuto un ruolo importantissimo nella scienza, perché proprio grazie al passaggio periodico di una cometa che noi oggi chiamiamo cometa di Halley, Newton capì che la legge della gravità si applicava a tutti i corpi del sistema solare e riuscì a, diciamo, grazie ai calcoli di Newton, il suo collega Edmund Halley, astronomo, riuscì a prevedere il passaggio di una cometa, cosa che non era mai stato fatto in precedenza. Procedo. E quindi riprendiamo: disastro, quindi disarmonia rispetto all'armonia di quelle che dovevano essere le sfere celesti, e quindi un disastro era sempre ricollegabile o a un evento eccezionale, quasi sempre nefasto, quindi guerre, carestie, catastrofi, pestilenze, o, altra cosa molto importante, ad una discontinuità portatrice quindi di nuovo ordine, ed erano sempre quindi associate alla morte di regnanti o di profeti. L'unica eccezione vista è la cometa di Betlemme, cosiddetta cometa di Betlemme, che è oggi ancora dibattuto se si sia trattato effettivamente di una cometa, di una congiunzione di stelle o non semplicemente di una congiuntura temporale dell'arrivo di questo re che si sapeva, i profeti dicevano che doveva arrivare. Quindi trovare un nesso tra la natività e l'astronomia è un'impresa praticamente impossibile, nonostante si siano scritte montagne di libri in proposito. Quello che è certo è che la tradizione della cometa è rimasta sempre ben radicata nella nostra tradizione, e qui abbiamo la nostra vecchia amica, la cometa di Halley, ritratta da Giotto nei meravigliosi affreschi di Padova, della Cappella degli Scrovegni, e che è stata dipinta 4 anni dopo il passaggio della cometa, e quindi Giotto aveva ben chiara l'impressione di questo passaggio. Tra l'altro vediamo una cometa che, a parte il colore un po' troppo rosso, ha un aspetto decisamente realistico. Qui abbiamo una cometa che è propiziatoria, che non porta disastri, ma porta il Salvatore. Ok, procediamo. Per contro, al panico nelle corti, dicevamo, abbiamo voluto citare alcune leggende. La vedremo anche dopo nella lettura di un altro almanaco, l'abdicazione di Carlo V nel 500, la morte di Gian Galeazzo Visconti, prima duca di Milano, appunto nel 1402, morì in realtà, le cronache dicono, di peste o forse di malaria. Però la leggenda vuole, cioè sicuramente prima della sua morte ci fu un passaggio di una cometa documentato, la leggenda vuole che Visconti si spaventò in realtà moltissimo all'apparizione di questa cometa, e alcuni imputano il veloce deperimento della sua salute a questo panico, a questa paranoia che insomma la cometa gli aveva generato. E anche la morte di Giulio Cesare nel 43 avanti Cristo pare sia stata preannunciata da un passaggio cometario. Abbiamo voluto citare proprio anche i versi molto indicatori di questo, di Shakespeare, nella tragedia appunto del Giulio Cesare, probabilmente del 1599, e dove dice: "Well,
beg and die, quindi quando i mendicanti muoiono non si vedono comete e i cieli risplendono per la morte dei principi. Quindi anche un concetto che Shakespeare mette nei versi di una propria tragedia. E qui abbiamo un passaggio precedente, che è il passaggio della cometa di Halley nel 1066, che è l'anno principe per la storia dell'Inghilterra, è l'anno in cui si avvicendano le dinastie sassoni e normanne. E qui vedete il re Aroldo un po' preoccupato dal passaggio di questa cometa, il suo consigliere che gli dice: Aro, stai sereno, e lui tanto sereno non si direbbe, e infatti farà da lì a poco una brutta fine, la battaglia di Hastings e il cambio di dinastia in Inghilterra. Vedete la scritta, sì. La cometa qui è rappresentata in questo modo spettacolare nella Razzo di Bayeux, che è uno dei più bei documenti storici, chiunque passi in Normandia deve andarlo a vedere, e pare appunto che la cometa fosse estremamente luminosa in questo passaggio. Dalle descrizioni dell'epoca, come potete leggere, abbiamo rimportate, pare fosse 4 volte più grande di Venere e la luce pari ad 1/4 della Luna. Abbiamo introdotto i fenomeni atmosferici, perché comunque nell'antichità ci fu una lunghissima diatriba sulla natura delle comete, che si protrasse a lungo, e la diatriba fu se fossero corpi celesti o fossero semplicemente fenomeni atmosferici legati appunto alla meccanica dei fluidi piuttosto che al gioco della radiazione della luce solare con i componenti dell'atmosfera stessa. In mancanza di uno studio dinamico sui movimenti delle comete, che verrà soltanto con Newton, non era possibile stabilire se si trattasse di fenomeni locali legati alle vicinanze della Terra o di corpi che viaggiavano, diciamo, nelle sfere dei pianeti. E persino Galileo, nella sua famosa discussione con Orazio Grassi, dimostrò di non avere ancora le idee chiare. In questo Grassi aveva più ragione, perché sosteneva che le comete fossero effettivamente oggetti che si muovevano tra i pianeti. Invece vediamo la modernità del pensiero, in questo caso di Seneca e antecedentemente ancora dei pitagorici, che li annoveravano tra i corpi celesti definendoli eterne opere della natura ma con orbite non convenzionali, quindi una visione assolutamente moderna. Certamente. Invece, come fenomeni atmosferici, appunto le comete erano solitamente associate a mulinelli di aria turbolenta che si infuocavano, e questa fu l'idea appunto di Aristotele, venne ripresa da Plinio e fu l'idea poi tolemaica. Ah, questo è il bellissimo uomo zodiacale, miniatura tedesca del 400. Si pensava che gli astri avessero un effetto, questa è medievale, sì, una bellissima miniatura degli inizi del 400, ma già nel Medioevo, e questa idea si protrasse poi anche fino a tutto il 600, in parte anche il 700, nonostante l'epoca dei numi, dei santi numi. Praticamente si pensava che le varie parti, i vari organi, i vari apparati del corpo umano fossero direttamente influenzati dai pianeti e dalle stelle, tant'è vero che c'erano proprio delle carte in cui le varie parti del corpo, un po' come il vestito dell'astrologo prima, erano associate a specifici segni. Notiamo il leone sempre nella parte toracica. E poi sempre a scendere in questo modo, vedete di nuovo l'acquario verso i piedi, il sagittario. Con tanto di coordinate, quindi era una cosa un po' anche come la medicina cinese, che divide il corpo umano in settori sottoposti a determinate influenze. Sì, tant'è vero che si diceva nei secoli si alternarono sia veri e propri cialtroni, già all'epoca, che si improvvisavano e approfittavano delle persone. Altri invece, come l'astrologo della commedia La Cometa e molti altri, lo studiavano con, a modo loro, un rigore scientifico, studiando i testi proprio aristotelici, ad esempio, e quindi facendone a modo loro una professione.
Ecco, qui vediamo questa simpatica statistica delle morti a Londra nel 1632, vedete che tranquillamente tra le varie cose, inondazioni, pestilenze, morsi di cani, eccetera, ci sono anche pianeti, cioè la bellezza di 13 persone erano morte a causa dei pianeti. Sì, però... E questo a Londra, non... E siamo già a metà, quasi a metà 600, ecco, quindi... Vado avanti. Sì. E quando arriva la rivoluzione scientifica, quindi l'astronomia diventa scienza, la fisica comincia a diventare un qualcosa di sistematico, c'è un periodo appunto di convivenza tra la conoscenza scientifica del mondo e la superstizione, per cui abbiamo questa bellissima rappresentazione di comete di Hevelius, uno dei più grandi creatori di Atlanti celesti, astronomo polacco del 600 inoltrato, e questa invece che lasciamo raccontare a Barbara, questa bellissima cometa. Abbiamo voluto, adesso procederemo per qualche slide in parallelo appunto tra rigore scientifico e invece superstizione, ma ripeto, superstizione fino a un certo punto. Quella è un'aurora del 1527 di Paré. Ambroise Poiré fu in realtà... Io non so se c'è qualche medico questa sera qui in sala. Fu un... C'è? Ah, è pure una medica. Quindi Ambroise Poiré, se non abbiamo fatto ricerche errate, fu in realtà, per essere nel Cinquecento, un chirurgo molto avanzato e che quindi cercava di applicare a suo modo, per esempio anche nelle fasciature, insomma, una delle tecniche o nei parti per l'epoca assolutamente scientifiche innovative. Però nei suoi manuali di medicina inseriva comunque l'astrologia come parte integrante per prepararsi agli interventi e aveva una visione però molto particolare. In uno di questi suoi trattati, De Monstre Prodige, descrive questa cometa all'aurora del mattino, era così orribile e spaventosa e generava un così gran terrore nel volgo che alcuni morirono di paura, altri caddero ammalati. Appariva essere di lunghezza eccessiva ed era color sangue. Alla sua sommità si vedeva la figura di un braccio curvo che teneva in mano una grande spada, come se avesse voluto colpire. In cima alla punta c'erano tre stelle. Ai due lati dei raggi di questa cometa si vedeva un gran numero di mannaie, coltelli, spade macchiate di sangue, tra le quali c'era un gran numero di facce umane orribili con le barbe e i capelli irti. È una descrizione terrorizzante, però fatta da, appunto, tra l'altro nel Cinquecento era, a quanto pare, un uomo, un intellettuale dai grandi interessi, quindi già un uomo del Rinascimento. Figuriamoci gli altri. Figuriamoci gli altri, ecco, sì, appunto. Procedo, cos'altro? Quindi nuovo una cometa in forma di serpente mostruoso che appare in cielo. Sì, fatemi. Questa è una cometa del Medioevo, raffigurata nell'Atlante del Lubieneczki. Eccola qui. Sì, lo vedremo dopo, Lubieneczki è quello che ha scritto il Theatrum Cometiconum, che è una raccolta nel 600 di oltre 400 comete fino ad allora conosciute, e Lubieneczki in realtà fu già un autore con un approccio molto scientifico, però riportò storicamente tutto, infatti quella è una cometa ritratta del 1180 e l'abbiamo associata a una lettura dall'almanacco perpetuo di Benincasa. Gli almanacchi appunto erano molto comuni, ce n'erano di più scientifici e di meno scientifici, noi ne abbiamo scelto uno appunto di questo personaggio, Rutilio Benincasa, che era un astrologo che lavorava in Calabria, che era molto rinomato all'epoca, pare desse anche dei numeri quello che era il lotto di allora, insomma, consigliava anche in questo senso, ma soprattutto in questo suo almanacco perpetuo riporta alcuni eventi nefasti o curiosi
preceduti dalla comparsa di una cometa. Io ne ho selezionato alcuni anche con un criterio, diciamo, di sponsor locale, riguardando la Liguria. Ad esempio, dice, nel 408 una cometa precede il saccheggio di Roma. Anno 728 in Costantinopoli fu gran pestilenza che tolse la vita a più di 300.000 persone e si veddero due gran comete che l'una andava la mattina avanti il sole e l'altra lo seguiva la sera e in Brescia nacque un fanciullo con due denti. Ci sono queste note dell'almanacco, è bellissimo, quello di Benincasa. E anno 837 Ludovico il Pio, alla comparsa di una cometa, offre generose donazioni al clero affinché preghi per la sua salvezza. Poi bellissimo, nell'anno 984 in Italia fu una gran cometa e la fame, non è bellissimo per questo, è per il finale, la fame e la peste lo oppressò. Vi levò molta gente, in Fiandra si vide un gran serpente volar per l'aria e in Genova un cavallo parlò. E quindi era questa la parte, l'abbiamo citato per questi. Poi cita il 1066, ma lì possiamo andare, quella, diciamo, la vittoria di Re Guglielmo contro Harold II. Anno 1316 in Milano si videro molte statue per l'aria volare e si sentirono voci spaventevoli e nell'aria si vide un gran fuoco a somiglianza ad una gran galera. In Costantinopoli furono vedute tre lune e tre comete e tre mesi di fame, peste, fecero un gran danno in molti paesi. Un'altra cosa curiosa, non confermata questa in realtà, perché ci sono altre origini, anni 1456, Benincasa sostiene che compare una gran cometa con la coda a forma di scimitarra. Papa Callisto III la scomunica, la cometa, e ordina preghiere, istituendo anche la preghiera dell'Angelus. La scomunica è vera, anche il passaggio della cometa, sull'istituzione della preghiera dell'Angelus non vi è certezza che sia avvenuta proprio in concomitanza di quel passaggio. Però il periodo storico era quello. Esattamente. Ce ne sono molti altri, ma direi che ci possiamo, con gli esempi, limitare a questi, anche perché avevamo deciso di leggere qualche altro brano. Torniamo a comete reali. Eccola. Qui abbiamo una, la cometa del 1680, che ispirò anche le considerazioni di Newton sul moto degli astri, e qui è rappresentata in maniera molto realistica. Si trattava di una cometa probabilmente del livello della Yakutake del 96, quindi si parla di una coda lunga 70 gradi e di un astro che si vedeva comodamente. Ovviamente dalle città non c'erano problemi di luce, quindi erano oggetti che vedevano veramente tutti. E comunque, guardando un po', ricercando e selezionando le immagini, se ne trovano molte, abbiamo cercato di selezionarne alcune, siamo rimasti, non si può, ecco, restare indifferenti agli occhi che l'avevano osservata. Dalle cronache risulta che fu la prima, come ha scritto Roberto, ad essere stata scoperta da telescopi, e gli scopritori furono due differenti, un certo Kirk, da cui prese il nome, e l'altro fu Cassini. Insomma, e non proprio gli ultimi. Venne osservata da Newton, come vedremo, la misurazione dei 70 gradi circa di coda nel dicembre del 1680 venne fatta da Flamsteed. Quindi, diciamo, tutta una serie di astronomi. Flamsteed, che era un grandissimo catalogatore di stelle, che compilò uno dei primi cataloghi di posizioni stellari al telescopio. Ma non era tutto così. Questa stessa cometa aveva anche causato la deposizione di uova con dei segni assolutamente preoccupanti. Povera gallina. Si trovano infatti nelle cronache dell'epoca. Ma la cosa incredibile è che è un'epoca in cui con la stampa iniziavano, e diciamo verso poi il Settecento si iniziavano a diffondere delle riviste anche a livello europeo, quindi ci fu una diffusione su articoli da riviste con grande diffusione di comunicati che vi vado a leggere. In particolare
riferiti ad un prodigioso fenomeno verificatosi in Roma. Allora, la cometa del 1680, in sintesi, la scoprirono coi telescopi, pare verso luglio. Divenne eccezionale a inizio novembre e rimase fino a fine novembre, poi non si vide più, per poi tornare in periodo natalizio a dicembre del 1680 e per restare in cielo in tutta la sua maestà fino al febbraio del 1681. Allora, leggo la notizia diffusa dai principali periodici europei e l'articolo per prima lo pubblicò il 2 dicembre il Journal des Savants, quindi a Parigi. Una gallina che non aveva mai deposto uova, dopo aver cantato in maniera del tutto insolita e fatto un gran fracasso, depose un uovo assai più grande del normale, contrassegnato non da una cometa, come il popolo ha creduto, ma da svariate stelle. Se tutto ciò è veramente accaduto, non sarebbe certo il primo prodigio di questo tipo verificatosi in Italia durante le eclissi o le apparizioni di comete. Infatti, senza voler parlare delle croci apparse sulla biancheria in Calabria durante il passaggio della cometa del 1663, fu mostrato una volta nella città di Bologna un guscio d'uovo sul quale si vedeva un sole in rilievo perfettamente contrassegnato. Fu confermato che tale uovo era stato deposto durante un'eclissi. Quindi questi erano gli articoli che circolavano e a tale comunicato il Mercure Galant, che era un'altra rivista dell'epoca, aggiunse una descrizione, i cui dettagli trovano puntuale riscontro in un'incisione dell'epoca e dice: «Dopo avervi informato a proposito di due differenti raffigurazioni dell'uovo di Roma», perché era proprio famoso quest'uovo di Roma in Europa legato alla cometa del 1680, nel quale sono state individuate le naturali sembianze della cometa, ricevo ora, sempre da Roma, un'altra immagine di questo stesso uovo, ancora diversa dalle precedenti due. Vi si osserva una cometa con una coda. Al centro, tale cometa contiene una piccola stella e al di sopra di essa una specie di croce di Lorena tangente a una piccola sezione di cerchio. Altre due figure di uovo si aggiungono alla prima. Una è relativa ad un uovo trovato due giorni dopo quello della cometa e l'altra ad un terzo uovo, rinvenuto quando essa aveva iniziato a declinare. In questo modo sono tre le uova che hanno fatto contemporaneamente scalpore a Roma. Il secondo, di interessante, non contiene che l'immagine di una sfera piena di macchie e al di sotto di essa la figura di un'enorme serpe. Questi fatti straordinari erano stati verificati a Roma dallo stesso pontefice Innocenzo XI e da Cristina di Svezia e da uno stuolo di analisti naturalisti e ne erano informate le principali accademie della scienza d'Europa. Questa, che ha fatto da sfondo sfumata tutta la nostra conferenza, è appunto un disegno di queste. Vedete che c'è la data, cometa apparsa in Roma, l'anno 1680, nel segno di Vergine, il 4 novembre dell'anno suddetto. Infatti vedete qui c'è la bilancia e qui ci sono le effigi delle tre famose uova. Ci piace però concludere con i pensieri di Bayle, che è un filosofo francese coevo, e che appunto nei pensieri sulla cometa, che pubblicò nel 1683, quindi sempre a seguito del passaggio della cometa del 1680, concludeva in tre punti. Esaminando quanto è accaduto nel mondo intero o in un continente, si constata che negli anni immediatamente successivi all'apparizione di una cometa si sono verificate calamità nella stessa misura che negli altri anni. Gli anni ritenuti avvelenati dall'influenza delle comete sono invece stati, in qualche parte del mondo, più ricchi di avvenimenti fortunati di qualsiasi altro periodo di tempo. Tre avvenimenti fra i più tragici e desolazioni fra le più spaventose non sono stati preceduti da alcuna cometa, mentre lo sono stati periodi di tempo famosi per la loro prosperità. Quindi, con spirito e sarcasmo illuministico, Bayle rispondeva a quelle che invece erano state queste discussioni piuttosto apocalittiche
e fantasiosi che circolavano anche in ambienti considerati scientifici all'epoca. Per fortuna ci sono anche osservazioni scientifiche di comete in questo stesso periodo. Questa è una cometa precedente, quella del 1664, che vediamo qui raffigurata con precisione nel corso del suo passaggio tra le stelle, e questa tra l'altro è una pergamena fatta in Liguria dal Castagnola. Sì, l'abbiamo messa nella nostra cernita. Questo Castagnola apparteneva a una famosa famiglia notarile, quindi molto ambiente, di Lavagna, ed era uno studioso, di oltre che notaio, di fenomeni celesti. E questa è una pergamena, in realtà è molto particolare proprio appunto per il supporto, che è pergamena, quindi molto rara per l'epoca, e pare fosse una descrizione non conosciuta a Lubiniecki, che per l'epoca, insomma, essendo un grande raccoglitore di immagini cometarie, insomma, è una cosa piuttosto strana. Vediamo qualche dettaglio. Vediamo l'approccio già più scientifico, in cui c'è un disegno, si vedono delle comete vicino al crater, con le lunghezze riportate, con una scala di lettura delle magnitudini e una scala anche in gradi, quindi diciamo è un vello che è molto pregiato anche per la ricchezza di dettagli e di precisione. Il Lubiniecki invece rappresenta questa cometa in questa maniera, vedete le stesse costellazioni con questa bellissima rappresentazione paesaggistica. E arriviamo a Newton, che annota il passaggio della cometa. Quella del 1664, sì, non era quella del 1680, era una precedente. Sì, si legge distante, nella prima riga, distante dalla stella luminosa nelle fauci della balena, nel cetus. Distant from the bright star of the Jode Whale, quindi sì, nelle fauci della balena. Questo è l'autografo di Newton. Nonostante Newton, le comete continuavano a portare disastri. La peste e il grande incendio di Londra, qui vediamo la gente che scappa, compreso il povero cane, la morte dell'arciduca Sigismondo Francesco d'Austria, insomma, era una cometa che aveva ispirato la scienza, ma ciò nonostante continuava a essere considerata una cometa disastrosa. E ce n'è anche per Savona. Ah sì, questa è una cosa. Durante una ricerca in biblioteca di qualsiasi cosa potesse avere a che fare con l'astronomia, incappo in questa cometa apparsa in Savona. Quando? È il 18 marzo del 1536. E che cometa era? Il 18 marzo ai Savonesi, essendo l'apparizione della Madonna al santuario, indica quindi, ancora una volta, la commistione. Infatti mi sono anche letto tutto l'articolo, non parla assolutamente di astronomia, ma semplicemente usa il termine cometa per descrivere un fenomeno prodigioso, appunto la famosa apparizione del santuario. Infatti c'eravamo inizialmente molto entusiasmati quando poi leggendo, però in realtà è interessantissimo, perché se ne trovano molte di immagini che associano in particolare alle apparizioni mariane, quindi al fulgore, così delle apparizioni di comete. Sì. Procediamo. Chi lo vuol vedere, questo è la Biblioteca Civica. Sì, quindi sì. Ecco. Ecco, diciamo. E qui cominciamo a pensare ai disastri veri e propri, ai disastri che questi oggetti vaganti possono causare. A questo punto, nel 700 e nell'800, si sapeva che le comete giravano in mezzo al Sistema Solare. Ma un momento, se girano nel Sistema Solare, prima o poi potrebbero anche arrivare un po' troppo vicine alla Terra. E cosa mai potrebbe succedere? E quindi Si scatenarono diversi tipi di panico e psicosi. La prima fu il panico da impatto nel 700, ma c'erano veramente isterismi, e vedremo dopo nel 900, a livello proprio europeo, ci fu un panico invece da avvelenamento da cianuro, nel momento in cui si fecero scoperte sulle composizioni dei nuclei delle comete,
e risultò che potevano quindi nel loro passaggio, nel loro transito vicino al sole, mettere varie dei sostanze gas, chimiche, tra cui anche il cianuro, estremamente rarefatto. Però, siccome nel passaggio del 1910 la Terra sarebbe passata dentro la coda della cometa di Halley, a questo punto l'atmosfera della Terra era destinata a venire invasa da gas tossici. Qui, allora, questa è un'altra cometa, 1857, come diciamo, sì. Una rappresentazione sicuramente faceta, però vedete questa cometa ferocissima che fa a pezzi la Terra mentre la Luna sogghigna. Questo e abbiamo... qui abbiamo un disastro invece fisico, reale. Quindi diciamo che questo panico in parte poteva essere fondato, se vogliamo, cioè non era completamente... Nel 1908 gli abitanti di questa regione desolata della Siberia videro effettivamente, e credo qualcuno fu anche ucciso dall'onda d'urto, questo oggetto luminosissimo e rumorosissimo che distrusse una vasta area di territorio abbattendo tutti gli alberi come stuzzicadenti. Questa è la devastazione fotografata dalla prima spedizione scientifica che raggiunse il posto soltanto dopo una quindicina d'anni. Invece qui torniamo alla Halley, appunto, del 1910, abbiamo preso da diversi paesi europei, la prima è una cartolina tedesca, e quindi la cometa, vedete il titolo. La cometa, sì, che sta corteggiando Venere, mentre la solerte guardia dice che Venere è vietato adescare sulla Via Lattea, perché sì, la Via Lattea Venere sta lì sulla strada della Via Lattea. C'è il signor Halley con la sua coda intanto sta impestando la Terra, che si tappa in naso, sembra i nanetti della puzza, e la Luna anche lei fa una brutta fine nella scia insieme alla Terra. Questa chiaramente è una cartolina satirica, ma il panico da avvelenamento c'era, eh? E qui invece abbiamo, sì, la cartolina francese sulla, sempre, la fin du monde, la fine del mondo, con questi che scappano nelle maniere più svariate, con una scala verso la Luna e con quello palloni, che... ombrelli. Sì, quello che fa le foto après la fin du spectacle, pagamento. Sì. Il pagamento anticipato, sì, del disastro, della fine del mondo. E invece questo è apparso in un giornale inglese, poiché si pensava che l'acqua, che comunque l'acqua filtrasse questi gas nocivi al cianuro, proponevano di affittare dei sottomarini, dei piccoli sottomarini, per scampare appunto a questi gas nefasti. E dice: dopo tre giorni i gas saranno spariti e voi potrete uscire dal sottomarino. Se non ci sarà più nessuno sul mondo, potete reclamarlo per vostro. Se invece non sarà successo niente, dovrete sopportare qualche dileggio. Ok. Qui abbiamo comunque voluto mettere Deep Impact, che è un film comunque del 1998, per dire che noi magari ridacchiamo del Settecento, ma poi alla fine... Il classico filone catastrofico di, sì, Hollywood. E qui con le comete abbiamo in parte, diciamo, concluso, perché volevamo, visto gli ultimi avvistamenti... Tutti siedi. C'è ancora qualcosa? No, puoi anche azionarlo da seduta, dicevo. Ah, ok, vabbè, ma così rimango. Abbiamo parlato delle meteore, non so se vuoi dire qualcosa tu qui. Ecco, le stelle cadenti, naturalmente, sì, che hanno sempre suscitato l'interesse, e qui addirittura Walt Whitman dedica un poemetto a queste sfilze di stelle cadenti che ogni tanto capitano, che attraversano l'atmosfera in maniera spettacolare. E qui è anche rappresentato in un quadro cosa succede, che alle volte dei grossi corpi meteorici, che alle volte possono anche arrivare a terra, si frammentano durante la caduta e generano queste scie multiple. Qui nel 1972 c'era un filmato, non siamo riusciti a trovarlo. Non siamo riusciti a trovarlo. Questa Grand Teton Fireball, che attraversa il parco del Grand Teton sulle Montagne Rocciose, fu vista da migliaia di persone, era un oggetto brillante praticamente come la Luna, e si è poi calcolato che questo sasso vagante avesse un diametro di qualche decina di metri e che abbia sfiorato l'atmosfera terrestre. Praticamente è passato nell'atmosfera e poi è andato oltre senza nemmeno cadere sulla Terra. È stato un fenomeno estremamente particolare.
E qui riportiamo una serie di slide con foto. Levi l'ha citato a inizio della chiacchierata, Roberto, è una cometa che nel luglio del 1994 era andata ad impattare veramente su Giove. Facciamo vedere in sequenza. Chi c'era, diciamo, organizzammo una serata astronomica improvvisata sul tetto di casa di un nostro socio a Pietraligure e quando avvenne l'impatto, che era stato previsto con una certa precisione, da lì a pochi minuti la rotazione di Giove portò in vista questi, diciamo, crateri, in realtà questi buchi praticati nella cometa, praticati nell'atmosfera di Giove dall'impatto dei frammenti della cometa, che erano estremamente visibili, anzi erano la cosa più visibile su Giove in quel momento, quelli di noi che c'erano, ecco qui abbiamo anche una vista nell'infrarosso, lo ricordano come un evento assolutamente straordinario. Ecco, all'ultima versione di questa chiacchierata, ormai 10 anni fa, avevamo anche parlato di Chelyabinsk, uno dei fenomeni più osservati di sempre, perché in Russia si cadde questo bolide, questa meteora, cadde in pieno giorno, guardate, e con tutte le videocamere di sorveglianza, in particolare anche sulle dashcam, che pare fossero molto comuni in Russia per motivi assicurativi sulle macchine, venne registrata da moltissime persone, quindi ci fu moltissimo materiale su cui in realtà poterono poi studiare gli astronomi. Recentemente, ricorso il decennale, c'è stato anche un video emesso dall'ESA in cui raccontano come questo fenomeno, questo incidente, abbia dato un grande impulso anche allo studio e alla catalogazione degli oggetti che ruotano abitualmente non intorno alla Terra, degli asteroidi potenzialmente pericolosi, che sono abbastanza conosciuti. Adesso possiamo dire che tutti gli oggetti di dimensione superiore al chilometro sono abbastanza catalogati, quindi diciamo non rischiamo in tempi abbastanza prossimi di fare la fine dei dinosauri. Se torni un attimo indietro, questo meteorite fu recuperato, si individuò la zona di impatto e vennero raccolte letteralmente tonnellate di frammenti. Questo non è nemmeno uno dei più grossi. E oggi si trova pezzi del meteorite di Chelyabinsk si trovano tranquillamente in giro e non costano neanche carissimi, quindi abbiamo avuto una caduta osservata e un recupero quasi immediato del materiale. E questo anche perché, questo forse l'avevano recuperato dal fondo di un lago, nel periodo in Russia era tutto coperto di neve, quindi era molto visibile e si vedeva in un lago ghiacciato proprio un buco formato da questo, quindi avevano dedotto che potesse esserci un frammento, diciamo, infatti era vero, l'avevano recuperato. Procedo? All'inizio di quest'anno, anzi proprio adesso a febbraio, ci sono state due cadute di meteoriti che sono state viste sia come bolide sia recuperate a terra. Proprio pochi giorni fa, il giorno di San Valentino, è stato osservato un bolide sui cieli dell'Italia meridionale ed è caduto vicino a Matera, appunto il sasso sui sassi. Okay. Di un altro che è caduto nella Francia del Nord, addirittura si era visto il corpo celeste tipo un giorno prima dell'impatto. Alla scoperta di questo oggetto hanno contribuito anche astrofili italiani, si è visto questo puntino che muoveva sulle stelle, nel giro di ore è stata calcolata l'orbita e si è visto che avrebbe impattato sulla Terra. Per fortuna era un corpo molto piccolo, quindi non ha causato gravi conseguenze, però diciamo, è stato visto cadere ed è stato anche recuperato. E cosa vuol dire molto piccolo? Dell'ordine del metro. Quindi in grado di, sì, se proprio te lo prendi in testa, sì, però diciamo, anche se arriva molto veloce, non crea poi tanti danni. Un asteroide può essere pericoloso dai 100 metri in su, ecco. Il meteorite di Chelyabinsk, che ha fatto veramente un gran botto, aveva una dimensione dell'ordine della cinquantina di metri, quindi pesava già migliaia di tonnellate. E niente, a conclusione della serata, dopo aver scorrazzato per tutte le latitudini e anche per svariate epoche, abbiamo voluto invece tornare a casa e rendere omaggio
ai nostri soci, come? Alle comete vere, alle comete vere, quelle dell'astrofilo e in particolare quelle viste dai nostri soci del gruppo Astrofili Savonesi. La prima una foto del nostro compianto Mario Monaco, esatto. Diciamo, l'ultima sua attività astronomica fu proprio quello di andare in giro con l'attrezzatura da campo a fotografare questa straordinaria cometa con la sua attrezzatura, quindi a cercare posti bui qua in giro, quelli di Capraúna, Madonna del Lago. Noi andavamo anche qui sulle alture di Savona. È stata una cometa molto seguita, molto vista, e questa fotografia è un po' sgranata perché naturalmente all'epoca si usava ancora la pellicola, quindi questa è una diapositiva fatta con la mitica camera Schmidt del gruppo. È la cometa che mi ha fatto avvicinare al gas. È la nostra Barbara. Sono arrivata appunto sulla, a questo oggetto qua. A proposito di disgrazie, sono arrivata come le disgrazie. Due bellissime code. Questa è animata, devi andare avanti. Ah, ok. Questa era una cometa. È la cometa di Pasqua del 2013, qui fotografata con vista sui ventoloni dai soci Biancardi. Della costa di casa, dei nostri soci Biancardi e Rosa. Un'altra cometa di Natale del 2018, la Virtanen, una cometa non molto cospicua, ma era un bello oggetto telescopico. Gli autori dai nostri qui presenti, ecco, sono loro, come le successive. Sito che loro prediligono, che è quello delle Rocce Bianche, qua sopra Savona, dove ogni tanto andiamo anche noi a dare un'occhiata. Questa è la cometa Neowise che abbiamo osservato in modo spettacolare alla nostra ultima spedizione al campo astronomico, al Cundigoria. Era una cometa molto bella, poi siamo riusciti a vederla ancora al ritorno a Savona. Questa foto è stata fatta appunto dal sito delle Rocche Bianche. Era una cometa che si riusciva anche a vedere a occhio nudo, una delle più belle degli ultimi anni, senza dubbio. E questa, siamo proprio all'attualità. Questa foto, vedete, a meno di un mese, e quindi praticamente nel periodo in cui abbiamo organizzato la serata, al telescopio si vedeva soltanto la parte centrale. Qui vedete che si vede molto bene la coda di Ioni, che è dritta, quella sottile, e poi quella coda messa a un fortissimo angolo, quasi contro la direzione antisolare, dovuta a un effetto prospettico, perché la coda di polveri ha una forma a ventaglio, devia molto dalla direzione geometrica e in certe situazioni di prospettiva può anche presentarsi in una direzione paradossale, quasi fosse puntata verso il Sole. E adesso arriviamo all'ultima diapositiva, a noi molto cara. La cometa che disastrò se stessa, la Ison. Nel 2012 venne avvistata una cometa abbastanza grande che apparteneva alla famiglia delle Sun Grazer. Le Sun Grazer sono le comete che rasentano il Sole, ce n'è una famiglia dovuta probabilmente alla distruzione di una cometa super gigante che era passata migliaia di anni fa. Ogni tanto arrivano pezzi di questa fantomatica cometa gigante che in determinate condizioni possono risultare spettacolari. Questa sembrava molto brillante, molto luminosa, e speravamo di rivivere i fasti della Ikei Aseki, una cometa del 1965 che un nostro socio anziano, che adesso non è più con noi, ricordò di aver visto semplicemente nascondendo il Sole con la mano. Quindi una cometa di una luminosità veramente straordinaria. In questa immagine composita dell'Osservatorio Orbitale Solare, il SOO, vedete la cometa che arriva dal basso con la sua bella coda, passa vicino al Sole e poi vedete nei giorni successivi cosa succede. Praticamente il nucleo si distrugge e le comete che vediamo nei giorni successivi sono sempre meno, alla fine sopravvive soltanto la coda e un po' di frammenti. E quindi questa è una delle tante comete purtroppo che hanno deluso le aspettative, ma è il bello dell'essere astrofili è che quando c'è un fenomeno nuovo noi lo andiamo a vedere proprio per sapere come andrà a finire. In questo caso non è andata bene, ma ci sono sempre occasioni future. Ok, col flop finale abbiamo concluso.